Io il rap che ascolto ora l'ho conosciuto tramite quelle compilation. E se ha funzionato con me all'epoca, perché non dovrebbe funzionare adesso con altri ragazzi? L'importante è farglielo conoscere. Perché ora non fanno neanche più ricerca, loro si limitano ad ascoltare quello che trovano, quello che gli passa la radio, quello che passa la playlist. Ma l'underground non è mai stato così. Il nostro è roba digging, la devi cercare, devi andare a scavare. Come cazzo è fa scatto? DJ Fascat per AL Magazine. Piacere. Davvero un È un piacere. onore per me beccarti. Assolutamente, è una cosa bella poter parlare della musica che fai tu adesso, in questo momento storico. Sei arrivato al quarto capitolo della tua saga, però vorrei che mi raccontassi come è cominciata, da dove nasce l'idea di Death Force. Allora, io venivo da un album che feci con Sgravo e un altro ragazzo, all'epoca eravamo Guastafeste. Facemmo quest'album con più di 100 artisti americani mischiati a quelli italiani. Facemmo questa grande compilation, però non andò benissimo. E proprio Primo Brown mi consigliò di rifare lo stesso progetto soltanto in chiave italiana. E quindi da lì è nata l'idea di fare il progetto. E durante la visione del film dell'Attimo Fuggente è arrivata l'idea dei Poeti Estinti. Ho trovato questa connessione che mi è sembrata proprio affascinante tra i ragazzi che nell'ombra cercavano di studiare quelle materie un po' proibite, la poesia e tante altre arti, diciamo, e noi me ci sono un po' riconosciuto, ho detto secondo me siamo proprio quel tipo di Poeti Estinti, siamo quelli che devono operare nell'ombra per fare quello che vogliono, per dire quello che vogliono. E alla fine è un po' quello che ha fatto sempre il rap underground in Italia. Siamo stati sempre le voci un po' scomode, diciamo, quindi ho detto ok. Penso che Dead Poets sia il nome giusto per iniziare. Tra l'altro, il progetto è venuto fuori in degli anni dove il rap era veramente qualcosa di super underground, di sconosciuto, di difficile da andare a intercettare, molto poco pop. Poi sono arrivati anni migliori, però il tuo progetto è rimasto. È arrivato nel 2016 col boom del trap, Esatto. il disco mio, nonostante tanti amici mi dissero, Valè, non ha senso un album così che suona i 2000 adesso. E io ho detto, forse invece è proprio quello che dobbiamo fare, cioè è proprio il compito nostro. A me mancava soprattutto quel senso di collettività che trovavo negli album di una volta. Io poi, ecco, sai, sono fan di Cricca dei Balordi, sono fan di DJ Sciocca, sono fan di Argento, di Mr. Phil. Nei dischi dei produttori ho sempre trovato quella collettività che c'è, che fa proprio parte del rap underground, soprattutto in Italia. E nel 2016 mi è sembrata un po' lontana quell'ideologia musicale, allora ho detto perché non dobbiamo farlo? Io il rap che ascolto ora l'ho conosciuto tramite quelle compilation. E se ha funzionato con me all'epoca, perché non dovrebbe funzionare adesso con altri ragazzi? L'importante è farglielo conoscere, perché ora non fanno neanche più ricerca, loro si limitano ad ascoltare quello che trovano, quello che gli passa la radio, quello che passa la playlist. Ma l'underground non è mai stato così, il nostro è roba digging. La devi cercare, devi andare a scavare. Penso che abbiamo fatto bene. Secondo me è stata la cosa giusta da fare. In Esatto. onore di chi ci ha cresciuto, No, ma insomma. siete arrivati al quarto capitolo di una saga, per Sì. cui avete fatto più che bene. Quant'è il conto di altri rapper che hai coinvolto In in totale? totale? Saranno una trentina circa quelli dell'1, del 3 e del 4, siamo una trentina, quindi siamo 3 già per su. 4, 12. Mettiamo che nel 2, che è doppio album, ce ne erano quasi 50. Qualcuno Insomma, intorno ai 150. l'ho rimesso più volte, penso che siamo un centinaio sicuramente, sì. Beh, è tanto, anche a livello di Sì. mappatura, no? Cioè, tu hai coperto tutta l'Italia con questo Ancora lavoro. no, però sì. Ci abbiamo provato, sì, insomma. Direi proprio di sì. No, poi facendo un paragone tra quello che è stato e quello che è, no? Alla mia epoca, fare un disco con un produttore, Fritz, Sciocca, chi vuoi, era un motivo. Ti conoscevi in strada, sei conosciuta una jam, un concerto, un evento, e dopodiché ti sei scambiato il numero di telefono, magari non era neanche quello del cellulare, ma era ancora quello di casa, e allora ti sei sentito e ti sei messo d'accordo per fare Certo. qualcosa senza problemi. Adesso è un po' più semplice mettere insieme i contatti, perché siamo tutti più raggiungibili, ma è molto più difficile scegliere.
perché magari non ti sei conosciuto di persona. Tu hai conosciuto tutti di persona o hai contattato anche... In seguito sì. Ok. Con qualcuno purtroppo non è stato semplice, abbiamo lavorato a distanza, ma insomma stima reciproca, esatto. Rispetto reciproco. Abbiamo detto lavoriamo, poi ci becchiamo, non è un problema. Sì, li ho contattati anche se non potevo conoscerli di persona, perché sentivo che c'avevo bisogno di quell'artista lì, di quella persona su quel pezzo. Ho detto sì, contattiamolo. Ma anche il giro che ho fatto di ricerca dei ragazzi mi è sembrato giusto dare spazio a tutti quanti, sia alle vecchie glorie, perché comunque la vecchia gloria è quella che valorizza il giovane sul pezzo. Ovvero, se metto un ragazzo a rappare vicino a Danno, la garanzia che quel ragazzo è forte è il nome di Danno e la produzione di Fascat. Altrimenti quel ragazzo non verrà mai ascoltato da nessuno. Ecco, questa è la cosa che ho iniziato a fare con i primi Dead Poets. Dopo invece ho iniziato a dare spazio solo ai ragazzi un po' più giovani, a quelli che hanno bisogno insomma di costruire una carriera. È uno scouting, è un lavoro di scoperta abbastanza difficile. Come lo fai tu? Cioè, ti piazzi su un player digitale, ascolti tutto, no, senti World to the Street, li segui su, guarda, Instagram? Guarda, pare assurdo, ma in realtà faccio quello che non fa nessuno. Apro i link che mi spammano sui G. Mi mandano link in continuazione, semplice, no? Nuovi rapper, nuovi ragazzi. Ascolta questo ragazzo, Vale, secondo me questo ti piace. Io vado ad ascoltare. C'è sempre qualcuno che dico, cavolo, questo è interessante, però magari lo seguo per un anno e non mi ha dato però quello step in più che aspettavo per convincermi a metterlo nel disco. Però continuo a seguirlo nella speranza che migliora. È successo con alcuni ragazzi nel 4, gente che ho seguito già da Dead Poets 3, ma non la ritenevo ancora all'altezza. Devo fare ancora quell'inizio, quell'abbrivio, no? Sì. Perché adesso, per chi comincia adesso, è molto facile arrivare a pubblicare. Sì. A pubblicare sì, arrivare alle persone un po' meno. Esatto. Soprattutto però, se fai il genere nostro. Magari qualcuno ha deciso di pubblicare delle cose dove è ancora palesemente immaturo, a volte anche giustamente per una questione di età, no? E magari due o tre pezzi dopo senti un grandissimo miglioramento. Per cui è anche bello che tu li tenga un po' tranquilli finché non sono a livello... Sì, io il miglioramento l'ho visto già da quelli che hanno fatto il tour con noi, con Dead Poets 3. Comunque non erano mai saliti, diciamo, su palchi così importanti o con tutto questo pubblico. Quindi ho notato il loro miglioramento con il live, non tanto in studio la scrittura o lo studiare un altro rapper. Quello che gli è servito tanto sono stati i concerti. Lì hanno acquisito sicurezza, perché lì è un confronto vero che fai con altri rapper più bravi, più famosi, più sotto i riflettori di te. E quindi ti trovi a fare da solo il paragone, a dire ok, perché lui funziona, io funziono di meno, dov'è che devo migliorare, che cos'è che devo imparare da lui? E lo hanno fatto, sono venuti a loro spese, perché io ovviamente con tutta questa ciurma non posso spesare tutti quanti, e hanno investito su loro stessi, che è la cosa più giusta che devono fare. Ovviamente da solo investi su te stesso, ti fai la promozione, pubblichi, sì, ma non è la stessa cosa. Il concerto è proprio quello che li ha fatti crescere tanto. Certo, sì. Il rap è un'arte che si... E da Dead Poets 3 a 4 qualcuno ha meritato di essere richiamato nel disco, assolutamente. Boba. Come funzionano i live di Dead Poets? Allora, innanzitutto è difficile far capire al promoter di che serata si tratta, perché comunque sono abituati magari a live di un'ora, un'ora e mezzo con qualche ospite d'eccezione. Certo. Nel caso nostro, quando diciamo che ci occorre un backstage per 18 persone, ci guardano tutti un po', come mai 18, quanti viaggi, noi non abbiamo 18 alloggi. Dico ok, guardi, calmi, noi abbiamo una formazione fissa che si muove ed altre persone che ci seguono. Quello che cerchiamo di fare è di dare spazio a tutti quanti, perché ovviamente vengono per suonare i brani del mio album, ma allo stesso tempo faccio suonare anche loro. È giusto che la gente dica, ah, interessante questo ragazzo che ha portato Fascat, però sentiamo anche che cosa fa lui nella sua carriera solista. Quindi, diciamo, queste 18, 20, anche più persone si alternano dei brani loro più quelli dell'album mio. Cerchiamo sempre di combinarli, magari di far venire quelli che sono, sì, sul pezzo insieme, in modo da poterli fare al completo. Non ci riusciamo sempre. Comunque portiamo sempre un concerto molto energico, di quello sono contento. Invece dal punto di vista delle produzioni, come sei organizzato, come ti piace produrre, come metti le cose? Io vengo dal campionamento, ma ultimamente pure con i fatti dei depositi, dei controlli della SIAE che sono aumentati negli anni, ho smesso di campionare.
E già da Dead Poets 3 mi sono trovato un po' in difficoltà perché, diciamo, non potevo più depositare brani campionati, non me la sentivo. Poi, soprattutto con i nomi di artisti più famosi, avevo paura che l'attenzione richiamasse anche a quale sample l'avessi utilizzato. Certo. Quindi ho preferito evitare. E da là ho iniziato un po' a campionare e risuonare quello che ho fatto. Ho la fortuna che mio padre lavora con me a quasi tutti i brani da quando ho iniziato Dead Poets, quindi nei casi di arrangiamenti, pianoforti, o insomma se mi servono dei fiati, dei violini, insomma i musicisti li abbiamo, sfruttiamo quelli che abbiamo, sfruttiamo le banche sample utilizzabili, sfruttiamo i programmi, tutto quello che abbiamo, insomma, però non posso più campionare una cosa che mi manca. Diciamo che però se ne sei uscito brillantemente, hai Oddio, lo sostituito un spero. qualcosa di verace, Ma oltretutto prima è familiare. che prima riuscivo a fare più beat col campionamento. Magari con una bozza di drum potevo provare 4-5 bozze diverse di campione in mezz'ora. E quasi sempre erano tutti fichi. Certo. Adesso non è più così, fatico di più. Diciamo che un beat che ritengo all'altezza dell'album forse mi esce ogni mese e mezzo. Non che gli altri siano brutti, mi devono far scattare quella levetta nel cervello che dice ok, questo beat può andare nel disco. E comunque i tuoi dischi sono sempre molto lunghi, cioè tante tracce, oltre che tante facce, tante tracce. Allora, nel 4 ho cercato di alleggerire un po' la situazione, sia dal punto di vista delle tematiche, che ho detto vabbè, regà, poi ti estinti va bene, però facciamo un po' di rap sane barre, senza pensare al tema, al contesto, insomma, rappate, sfogatevi. E ha molto senso, nel senso che lasciare totale libertà a chi scrive senza dare troppi Sì, pezzi a tema. anche alleggerire il numero delle Certo. persone nel brano, nel senso non per forza tre cantanti più un quarto che ne faccia il ritornello. Può andare bene anche magari quattro persone, ok, leviamo i ritornelli però. O diminuiamo una coda di scratch, insomma, dobbiamo alleggerire da qualche parte. E Certo. soprattutto pure sempre quella struttura l'ho voluta levare dal quarto disco. Ho detto basta, cominciamo a fare i pezzi che iniziano anche col rap e finiscono col rap, non ci serve il ritornello. No hook in Sì, ho generale. cercato di alleggerire un po' la Sì, cosa. o di renderla più varia, no? Perché poi ci sono. Nel 4 hai fatto l'aggiunta del pezzo con Frank Beh, Murubutu. quello l'ho messo in. È stato voluto la pubblicazione in Sì, ritardo. certo. Perché avendo tanti emergenti nell'album. No, Non volevi guastare la festa. perché comunque avevamo anche già un altro brano con Claver Gold che era potenziale, diciamo, come focus track. Se ne avessi messo un secondo con altre guest importanti, probabilmente le playlist o gli ascoltatori Avrebbero preferito si su quello. sarebbero concentrati su quello, mentre io volevo l'attenzione sui ragazzi nuovi. Quindi Certo. penso di aver fatto bene. Murubutu, Shorty e Frank non hanno bisogno di crescere la loro carriera, No, vero? però è bello che sposi un progetto. Che Sì, ci sia, cioè, Murubutu è con noi sì. dall'inizio dei tempi, anche Claver Gold. Shorty è sempre stato contento, Frank è stato contento. Non è stato nel 3 perché non ci siamo riusciti a Certo. combinarla. Ho trovato sempre un discreto supporto da tutti quanti, dai. Non proprio tutti, non proprio tutti. Qualcuno non ci vede come quel rap underground di cui parlavamo prima. Credo Ma sai, uno si posiziona un po' ci sia anche un come fatto di deve. Certo, attitudine. certo. Forse l'attitudine che vedono nostra non la ritengono come la loro, o forse il progetto in sé non gli è piaciuto, o magari addirittura il fatto di sentirsi, che ne so, sotto di me, che Ok. magari gestisco la cosa, magari non piaceva a qualcuno più grande. Ma anche sti cazzi, alla fine dei rapper ne abbiamo avuti tanti, famosi e non famosi, il progetto va avanti, quindi Certo. penso di aver trovato la quadra per poterne fare finché voglio, insomma. E adesso vabbè, sei appena uscito con il 4, Sì, ma ma siamo già sul quinto. ok. Tra un po' facciamo 10 anni. Esatto. Non posso. Abbandonare così No, presto. no, è una ricorrenza importante per me e per tutti i ragazzi che mi hanno seguito questi anni, quindi vogliamo fare una cosa figa. Ma anche perché il progetto Dead Poets non finisce con i dischi. Non è fermo lì. Io inizierò con gli album, ma il progetto Dead Poets è un'altra cosa. Speriamo di uscirci. Cosa consiste il progetto del Poets una volta fiorito e composto? Intanto ci occorre un vivaio. Ci occorre un vivaio di rapper che abbiano capacità di sostenere il palco da soli. Non che funzionino solamente nel contesto di gruppo o di mucchio di persone. Ci servono ragazzi che anche se li metti sul palco da soli fanno una gran serata. Io ora sto cercando di tenermi vicino a quel tipo di MC.
sto creando un'agenzia con altri due amici e ci stiamo gestendo i concerti da soli. Okay. E abbiamo sempre l'appoggio di Glory Hall per le pubblicazioni, però ci stiamo cercando di gestire per quello che è agenzia e booking. Così che ognuno dei ragazzi che lavora con me non è tenuto a farlo per un discorso discografico o manageriale. Ognuno è libero di fare quello che vuole, ma siamo legati dall'agenzia, dal booking. Ci vendiamo tutti insieme, possiamo andare a suonare insieme, in coppia, un trio, possiamo creare tante combinazioni, siamo tanti, ho detto perché non dobbiamo farlo. Cominciamo partendo da Dead Poets, che è quello che ci porta in giro a tutti, ma sono fiducioso che i ragazzi che mi sto a tirare dentro faranno chiacchierare bene. È un'idea molto contemporanea, no? Poi è un reale unire le forze. Io voglio tenerli vicini più che altro. Mm. Mi piace il gruppo che si è creato adesso, che andiamo in giro da 3-4 anni insieme, mi dispiacerebbe troppo smembrarlo. Quindi sì, facciamo squadra per quello che è il palco, ma facciamo squadra anche per il resto, perché non è soltanto scrivere e pubblicare. Cioè, poi voi lo sapete bene, insomma, come magazine e come vecchio gruppo rap, avete una bella idea di che cosa vuol dire il lavoro dietro. Ecco, diciamo che questa cosa forse li responsabilizza anche un po', perché quando mi chiedono Valè, ma riusciamo quest'anno magari dei cachet o delle cose, io non è che la mia non è cattiveria, non è che non li voglio pagare. Tanti ragazzi hanno iniziato con me prendendo due soldi, ma man mano che la loro carriera è aumentata hanno preso discreti cachet, bei cachet molto più alti del mio, che comunque dirigevo la serata. E il discorso che faccio allora è: ragazzi, se domani vi mettessi su un palco da soli e scriviamo DJ Fast Cut e te, quante persone porti? Quante ne portiamo? Ok, dobbiamo essere onesti, dobbiamo essere sinceri su questa cosa, altrimenti non andate da nessuna parte. Questa è la cosa che gli metto davanti. Quindi io vi do l'appoggio, vi aiuto con l'agenzia, vi aiuto con Dead Poets, con i feat, con i beat, con le collaborazioni, ma dipende pure da voi se la cosa in futuro funzionerà. Io sono fiducioso, i ragazzi che ci ho vicino sono tutti molto 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 bravi. Chi è che hai portato in giro negli ultimi appuntamenti? Praticamente tutta la ciurma, gli skillati, che è stata una grande sorpresa in Dead Poets 3, abbiamo fatto skillatissimi adesso nel 4, perché mi è sembrato giusto. Quindi sono Dogon di Treviso, c'è Keito che è di Roma, Omega Riot e Buster Keito che invece sono di Bologna, e Jimmy Lo che è di Roma. Ho portato sempre in giro Sgravo, che canta con me comunque da 20 anni, Weezer, che è il mio piccolo gioiellino cresciuto e coccolato, e Sace, che è un vecchio amichetto che si è rimesso in gioco un paio di anni fa e ho deciso di dargli una mano a rivenire fuori. E insieme a loro ci sono tutte queste nuove scoperte, i Binario 4, Deco e Bobby Sole, Jomi, Nivek, Klaus Noir. So tantissimi, sì, Mauri, e io cerco di dargli spazio un po' per uno a tutti quanti. Farli contenti tutti non è semplice. Assolutamente. E poi c'è dentro una qualità della scrittura, una diversità della scrittura che è notevole. Cioè, è c'è gente che è veramente brava, bella in mano, Sì. Al di là del rap, cioè, ci sono dentro un sacco di cose molto intelligenti, come un sacco di cose stupendamente ignoranti, per cui è molto vario. Sì, penso sia è anche quello che uno vuole aspettarsi da un album come il nostro, altrimenti 30 MC insieme, tutti uguali, tutti sullo stesso tiro, diciamo sullo stesso mood, non lo so, non darebbe questa gioia. E il bello degli album come i miei è questo, che tu puoi soddisfare sia l'ascoltatore di rap hardcore, come puoi soddisfare l'ascoltatore un po' più introspettivo, un po' più conscious, malinconico. Però quest'anno non c'avevo voglia di malinconia, di tristezza, di poesie. Certo. No, sinceramente sto periodo sto un po' più sul tiro hardcore, sì. Benone. Dai, io ti faccio veramente in bocca al lupo per il futuro, grazie, il presente di Dead Poets. Grazie. E ci rivediamo presto, allora. Quando volete.